Ultima domenica di passione per il campionato regionale di eccellenza che ha già emesso i primi verdetti, soprattutto nei piani alti della classifica. Mentre in coda alla graduatoria si attende il nome della squadra che retrocederà direttamente in promozione tra Castellaneta e Grottaglie. Proverà ad agganciare il terzo posto, ma con speranze ridotte all'Umicino, il Barletta 1922. La formazione biancorossa sarà di scena sull'ostico campo dell'Atletico Vieste, formazione costretta al successo per continuare a sperare nei play-off. L'obiettivo è con Conquistare i tre punti e attendere buone nuove da Novoli, dove sarà di scena la diretta concorrente Casarano. Rese note nel frattempo le date dei playoff: il 24 aprile ci sarà la semifinale in gara secca e il Barletta, sorpresi a parte, dovrebbe affrontare il Casarano in terra salentina. Per la sfida contro il Vieste, Pizzuri dovrà fare a meno di Moscelli squalificato mentre torna disponibile Cantatore. Vuole chiudere degnamente il proprio campionato, la Vigor Trani, i bianco azzurri di Gino Zinfollino, saranno ospiti nella tana del team Altamura, seconda forza del campionato, e che non può permettersi parsi falsi, dato che il Casarano è distante solo un punto. Il tecnico tranese recupera parti pilo, reddice da un turno di squalifica e potrà contare su gran parte della rosa a disposizione. Il match tra Altamura e Vigor Trani sarà trasmesso in diretta streaming sul portale traninews 24city a partire dalle ore 15:50. Dopo la vittoria, sul campo del Castellaneta e la conseguente acquisizione dell'aritmetica salvezza chiude il campionato tra le Muramiche e del Ventura l'Unione Calcio Bisceglie, la formazione allenata da Francesco Bitetto, ospiterà l'Arset Labor Grottaglie, formazione in lotta per evitare l'ultimo posto e quindi la retrocessione in promozione. Gli azzurri vogliono regalare ai propri tifosi l'ultimo sorriso di questa prima storica partecipazione al massimo campionato regionale, anche se di fronte, avrà un avversario bisognoso di punti e che venderà cara la pelle per ottenere un risultato positivo. L'ingresso allo stadio Ventura sarà gratuita per festeggiare il traguardo raggiunto dal team del presidente Pedone.